Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti a questo seminario della serie del maggio del GSSI per le scuole, dove vi presenterò la ricerca della materia oscura, come rendere visibile l'invisibile. Il mio nome è Elisabetta Baracchini, io al momento sono professoressa associata presso il Gran Sasso Science Institute in fisica sperimentale delle particelle. Ho studiato a Roma, dove dopo il liceo classico ho studiato fisica nel vecchio ordinamento all'Università della Sapienza, dove mi sono laureata e dottorata presso l'esperimento Babbar. Dopo di questo sono andata all'estero e ho passato circa 7 anni tra Svizzera, Giappone, Stati Uniti e Francia, lavorando ad un altro esperimento che si chiamava MAG, e poi sono tornata in Italia grazie a una Marie Curie Individual Fellowship che mi ha permesso di iniziare la mia linea di ricerca nella dark matter, nella materia oscura, in particolare nella ricerca direzionale. Questo poi mi ha portato finalmente al Gran Sasso Science Institute, dove l'anno scorso ho vinto un ERC Consolidator Grant, che è un finanziamento europeo per sviluppare un nuovo progetto per la ricerca di materia oscura che vi illustrerò alla fine di questo seminario. Quindi senza altri indugi possiamo iniziare. Allora, la materia oscura, perché cercare la materia oscura? Beh, la motivazione è che nonostante diciamo, la conoscenza umana si sia espansa molto nella comprensione del nostro universo, nonostante tanta gente ancora pensi che la Terra sia piatta, in realtà noi del nostro universo conosciamo una percentuale molto piccola. Se lo dovessimo diciamo, rappresentare come questo barattolo di caramelle, quelle che noi conosciamo dell'universo sono solamente le caramelle colorate. Le caramelle nere sono tutto quello che noi non conosciamo davvero dell'universo. Per rappresentarlo con un grafico qui a destra, noi sappiamo che la materia ordinaria, ovvero quella che compone il tavolo, la sedia su cui siamo seduti, la terra, eccetera, rappresenta solamente il 5% del contenuto dell'universo, mentre il resto è composto dalla materia oscura ed è ancora più oscura, energia oscura, che non è, diciamo, argomento di questo seminario, magari sarà trattato in altro. Quindi adesso ci concentreremo sulla materia oscura. Ma che cos'è questa materia oscura? Prima di raccontarvi quella che noi consideriamo adesso la materia oscura, vorrei farvi un esempio antico, arcaico, okay? Di questa cosa, di come questa cosa può essere compresa concettualmente. E torniamo indietro quando nel 1800 si studiavano i pianeti, dove gli astronomi studiavano i pianeti e cercavano di studiarne il loro moto. Allora, attraverso la legge di gravitazione universale nel 1800, gli scienziati furono in grado, tra l'altro utilizzando la legge di gravitazione universale di Newton, gli scienziati poterono predire l'esistenza del pianeta Nettuno, che è l'ultimo di quelli che orbitano intorno al Sole, grazie al fatto che osservavano delle irregolarità nelle orbite di Urano. Quindi, utilizzando questa osservazione di un'irregolarità nell'orbita, dissero: beh, ci deve essere un altro pianeta, qualcos'altro che crea queste irregolarità, e riuscirono a predire l'esistenza di Nettuno, che fu poi effettivamente osservato l'anno seguente. Gli stessi astronomi, sempre studiando il moto dei pianeti e osservando il moto di Mercurio, Mercurio è il pianeta più vicino al Sole. Il suo moto è molto particolare, in particolare precede intorno al Sole, e questo perché risente fortemente dell'attrazione gravitazionale del Sole. Allora, all'epoca ricordiamoci che non esisteva Einstein né niente, quindi di nuovo questi stessi astronomi, studiando il moto di Mercurio, predissero l'esistenza di un altro pianeta tra Mercurio e il Sole, ancora più interno di Mercurio, che doveva esistere e causare questo movimento così particolare di Mercurio intorno al Sole. E per inciso chiamarono questo pianeta Vulcano. Allora, si cercò Vulcano per tanti anni e Vulcano non fu mai trovato. Infatti, Spock è solamente un frutto della fantasia di Roddenberry. Ma in realtà, diciamo, la precessione dell'orbita di Mercurio
mercurio furono spiegate effettivamente quando Einstein sviluppò la teoria della relatività generale, e anzi sono in realtà una delle conferme sperimentali più forti della relatività generale di Einstein, e sono causate proprio dal fatto che Mercurio, essendo così vicino al Sole, risente della forza gravitazionale in modo così estremo che questa non può essere più, diciamo, descritta dalle leggi di Newton, ma serve la relatività generale di Einstein per poter comprendere e descrivere le orbite di Mercurio. Allora, che cosa ci insegna questo esempio? Che cos'è che vorrei passarvi con questo esempio? Che fin dall'alba dei tempi, in realtà, l'osservazione delle anomalie, dei movimenti dei corpi celesti, è stato fondamentale per l'uomo per espandere la propria conoscenza del cosmo e delle leggi che lo governano. E in questo tipo di anomalie, come abbiamo visto in questo esempio, sono state causate, stiamo parlando della stessa anomalia, perché era un movimento strano delle orbite dei pianeti. Allora, nel primo caso, questa anomalia era stata causata da un oggetto non ancora osservato, ok? Quindi Nettuno, un oggetto che era un pianeta non ancora osservato. Mentre in un secondo caso, ovvero nel caso di Mercurio, queste anomalie erano l'indicazione di una nostra parziale, solamente parziale, comprensione delle leggi fondamentali che regolano l'universo. E quindi in questo caso la relatività generale di Einstein è arrivata ad essere una descrizione più raffinata delle leggi di Newton, e quindi ha potuto spiegare il movimento di Mercurio intorno al Sole. La motivazione di farvi questa introduzione è che adesso io vi racconterò quella che noi adesso crediamo, e l'ipotesi che abbiamo sulla dark matter, ma che dobbiamo sempre, sempre tenere una mentalità aperta, specialmente quando facciamo scienza, e non fissarci su dei pregiudizi, ma essere sempre pronti anche a cambiare idea se i dati sperimentali ci indicano di guardare in un'altra direzione. Allora, perché noi vi ho detto fin dall'inizio che l'universo è dominato dalla materia oscura e piuttosto che quella ordinaria? Adesso vi presenterò le prove, quelle più, diciamo, chiamiamole schiaccianti secondo noi di questa cosa, e vi spiegherò come queste prove le abbiamo da dimensioni piccole, mettiamola così, che sono quelle delle galassie, fino a tutto l'universo, e che queste prove risalgono fino a tempi antichi. Iniziamo con ordine. La prova più forse semplice da capire, schiacciante, sulla presenza della materia oscura nel nostro universo viene data dall'osservazione della rotazione delle galassie. Facciamo anche qui un passo indietro, ritorniamo come esempio al nostro sistema solare. Quando noi osserviamo il movimento dei nostri pianeti nel nostro sistema solare, vediamo che pianeti più vicini al Sole vanno più veloci di pianeti più distanti dal Sole, e che in generale possiamo anche parametrizzare la velocità in questo modo. Questo perché? Perché fondamentalmente i pianeti più vicini al Sole risentono più fortemente della sua attrazione gravitazionale di quelli che stanno più lontani, perché nel nostro sistema solare la massa dei pianeti conta praticamente niente rispetto al Sole, quindi nel nostro sistema solare tutta la massa si può dire che è concentrata nel Sole. Se portiamo questo esempio, questo parallelismo, al movimento delle stelle nelle galassie, allora quando si ha le galassie cosa sono? Sono raggruppamenti di tante stelle che anche loro girano intorno a un centro. Quindi noi che cosa ci aspetteremo di osservare nelle galassie? Ci aspetteremo di osservare qualcosa del genere, come qui a sinistra, quindi una velocità più maggiore al centro e sempre più lenta andando verso il bordo della galassia. Quello che fu osservato da Vera Rubin nel 1970 era assolutamente in contrasto con questo, ovvero si fu osservato nel 1970, ma si osserva ancora oggi in quasi tutte le galassie osservate nel nostro universo, che la velocità di rotazione di queste galassie rimane circa costante tra il centro e il bordo. Allora, questa cosa al momento non riusciamo a spiegarcela se non assumendo che in realtà ci sia molta più massa di quella che noi vediamo, che questa massa non produce luce, quindi non possiamo calcolarla in questo modo, e che questa massa si estende molto al di là della parte visibile delle galassie, che crea la massa gravitazionale che effettivamente fa ruotare le galassie intorno al centro, così come il Sole fa ruotare i pianeti nel nostro sistema solare.
Andando a dimensioni ancora più grandi, questa cosa si osserva anche osservando i movimenti di ammassi di galassie, quindi centinaia di galassie diverse. Ricordatevi che noi siamo un piccolo pianeta in una di queste tante galassie. Allora, cosa osservò Zwicky nel 1933? E questa anzi è storicamente la prima vera osservazione appunto di questa massa mancante, chiamiamo, di questa materia oscura. Allora Zwicky cosa fece? Zwicky osservò il movimento di tante diverse galassie in questo cluster che è chiamato Coma. Allora, tramite delle semplici leggi, col teorema del virale, ma senza andare nei dettagli delle formule, possiamo dire che le velocità, la dispersione delle velocità di queste galassie è legato al potenziale dell'energia che le tiene insieme e quindi in generale l'attrazione gravitazionale che le tiene insieme. Quindi in qualche modo, misurando le varie velocità di queste galassie, uno può stimare qual è la massa totale che le tiene insieme e che le fa muovere una intorno all'altro. Allora, cosa osservò Zwicky? Zwicky osservò che se pesava queste galassie in questo modo, con le loro velocità, il peso di queste galassie veniva tra le 300 e 500 volte maggiore che se invece cercava di pesarle calcolando quello che vedeva come luce, le stelle e il gas che vedeva. Ora uno potrebbe pensare, beh, questa era una stima antica, mettiamola così, un modo antico di pesare, mettiamola così, le galassie. E quindi ovviamente negli anni si sono sviluppati dei metodi sempre più raffinati e basati anche su altri principi. Uno di questi, il più interessante, secondo me è anche affascinante dal punto di vista proprio visivo, è sfruttare quello che viene chiamato il lensing gravitazionale per pesare gli oggetti, in particolare in questo caso le galassie. E cercherò di spiegarvi cos'è. Allora, abbiamo detto appunto una grossa massa presente nell'universo, a causa come sappiamo, della relatività generale di Einstein, modificherà lo spazio-tempo. Questo significa che anche la luce sentirà la modifica dello spazio-tempo, della geometria dello spazio-tempo. E nella pratica che cosa avviene? Che se noi siamo qui sulla Terra e c'è tra noi e una stella, una galassia, una grossa massa, la luce che proviene da questa galassia verrà deviata dalla presenza di questa grossa massa tra noi e loro nel suo cammino verso la Terra, e quindi a noi sembrerà di osservarla in un punto in cui in realtà non è. Se uno sa confrontando queste due posizioni, uno può usare questa tecnica per pesare, mettiamola così, gli oggetti nell'universo. Qui in questo disegno è un disegno un po' più specifico, dove l'idea è questa: tu hai una grossa galassia tra te e la galassia distante che si trova in questo punto, la presenza di questa grossa galassia devierà la luce proveniente da quella distante in questi due punti, in questo e in questo, ma poi ricostruendo l'immagine distante si può stimare la grandezza della galassia che c'è in mezzo. Questo è quello che viene fatto. Quello che volevo farvi vedere, che trovo veramente affascinante, è come questo si vede nei telescopi, e questo è uno degli esempi più famosi. Vedete addirittura una faccina con due occhi e un sorriso, e questa sembrano i bordi della faccia. Quello che succede è che in realtà questi tre archi che vedete non sono effettivamente degli archi, ma sono l'immagine distorta di una galassia che è dietro questa grossa massa, che ne distorce l'immagine e fa sì che vengano degli archi come questi o come questi altri. La versione estrema di questa cosa è quello che viene chiamato l'anello di Einstein, che è quello che vedete in questi esempi, dove c'è una galassia al centro e quella dietro viene vista addirittura come un anello intorno a quella principale. Quindi utilizzando questo metodo si può di nuovo pesare in qualche modo le galassie o la massa che abbiamo tra noi e queste galassie. Un'ennesima dimostrazione della presenza di qualcosa che non torna è questa, che se noi andiamo a misurare la presenza di questa massa con questa lente gravitazionale, mettiamola così, troviamo che guardando questa galassia, per esempio, troviamo che la maggior parte della massa si trova dove si trovano queste linee blu, mentre se andiamo a guardare dove è la maggior parte della luce, da dove arriva la maggior parte del gas, si trovano queste linee viola. Quindi questo ci dice che la maggior
maggior parte della parte gravitazionale, della massa, di quello che fa peso di quello che stiamo guardando, ovvero che è la parte blu, non corrisponde con la luce che viene emessa dalle stelle e con il gas che è presente nell'universo. Quindi c'è qualcosa che non torna, l'ennesima prova che c'è qualcosa che non torna. Okay? Questo qualcosa che non torna, mettiamolo così, si estende addirittura a includere tutto l'universo, perché finora abbiamo discusso galassie o ammassi di galassie, quello uno potrebbe pensare che ci sono alcune zone dell'universo che noi non abbiamo capito, che non ci sappiamo spiegare, mentre questa cosa che vi verrò a raccontare, che si esplica in una proprietà che è presente in tutto l'universo e che tra l'altro dipende da qualcosa che è avvenuto all'inizio veramente dei tempi, ci dice che la materia oscura domina l'universo e lo domina dal suo stesso inizio. Allora, avrete sentito parlare del Big Bang, se non sbaglio forse anche la lezione precedente del maggio vi ha parlato di questo e dell'energia oscura. L'idea, la nostra idea attuale è che tutto ciò che esiste, l'universo stesso, è nato da questo momento chiamato il Big Bang, in cui tutta la massa, soprattutto prodotto, c'è stata un'espansione estremamente veloce, che noi chiamiamo il periodo dell'inflazione, e in questa parte di sviluppo dell'universo abbiamo, diciamo, ancora grossi dubbi su quello che è successo, e la motivazione è che in qualche modo è impossibile è impossibile che informazioni su quello che è avvenuto in questo momento possano essere arrivate fino a noi. La prima informazione che possiamo avere della storia dell'universo, per semplificare, è quello che viene chiamato la reazione cosmica di fondo, che è avvenuta intorno all'incirca 375.000 anni dopo l'inizio dell'universo stesso. Allora, in questo momento che è successo? Fino a questo momento l'universo era così, diciamo, ancora compresso, è pieno di energie, è pieno di appunto in grandissima espansione, che tutte le particelle, tutte le forze interagivano tra di loro, nuove particelle si creavano, si annichilavano, era come un grosso, diciamo, blob, fino a che a un certo punto dell'espansione l'universo si è raffreddato abbastanza e le particelle si sono allontanate abbastanza, per cui almeno la luce ha smesso di interagire. E quello che è successo è che a noi è rimasta una sorta di fotografia, un imprinting di quello che era l'universo in quel momento, e noi misuriamo questo imprinting con questa radiazione cosmica di fondo. Questa era una luce fortissima 375.000 anni dopo la nascita dell'universo, adesso piano piano si è, diciamo, raffreddata, e quindi adesso lo vediamo con una temperatura, una variazione di temperatura piccolissima nell'universo. Ci sono anche, diciamo, dei fun fact interessanti dietro questo particolare misura. Allora, questa radiazione cosmica di fondo, per fare un po' di storia, fu scoperta da Penzac e Wilson nel 1965. Loro lavoravano alle antenne della compagnia Bell in America e vedevano sempre che queste antenne erano piene di un qualche rumore che loro non riuscivano a togliere dalle antenne. Di nuovo, fun fact, all'inizio pensarono che erano i piccioni che facevano i nidi dentro le antenne, e quindi, insomma, scacciarono i piccioni, li uccidono, eccetera, e anche dopo senza i piccioni continuarono a vedere questa radiazione cosmica di fondo, che alla fine si riuscirono a spiegare, come vi ho detto, come questo famoso imprinting di questo momento dell'universo. E un'altra cosa interessante è che, non so chi di voi, visto che a scuola si ricorda quando avevamo le televisioni a tubo catodico, e quando uno non riusciva a selezionare il canale, vedeva tutte le righe grigie, sentiva tutto il rumore, diciamo, delle interazioni elettrostatiche. Beh, allora, una cosa interessante da sapere è che circa il 10% di quelle radiazioni, di quelle righe grigie, di quel fruscio che sentivamo, era effettivamente causato dalla radiazione cosmica di fondo, che proviene da 275.000 anni dopo l'inizio dell'universo e che interagiva col tubo catodico delle nostre televisioni. Quindi non era poltergeist, era semplicemente la radiazione cosmica di fondo. Ma per tornare a cose più, diciamo, specifiche, che cos'è che si studia della radiazione cosmica di fondo e che ci fa capire e misurare, anzi è quella che ci fa misurare in modo più preciso l'esistenza della materia oscura?
Allora, se noi qui andiamo forse un po' tanto nella matematica, ma il senso è questo, che attraverso alcune funzioni, in particolare il power spectrum, dell'ampiezza, delle fluttuazioni di questa temperatura nell'universo primordiale, in funzione della scala angolare, queste fluttuazioni dipendono alla fine dei giochi tra l'interplay di qualcosa a cui partecipa solo la gravità, e quindi materia, sia una materia ordinaria che quella oscura, rispetto a quello che invece partecipa anche alle altre forze. Allora, quando parliamo di scale angolari, per darvi un'idea, sono queste, cioè nel senso, scale angolari piccole significa dividere per esempio il cosmo solamente in due parti, e scale angolari larghe andare a vedere con grande precisione in ogni punto del cosmo dove sono queste fluttuazioni. E studiando queste, che cosa succede? Queste fluttuazioni si possono raccontare in questo modo. Questo plot racconta l'ampiezza delle fluttuazioni in funzione di appunto della scala angolare, e a seconda di quanta materia oscura nell'universo o di quanta materia ordinaria nell'universo esistono, queste fluttuazioni e quindi questi grafici, la presenza di questi picchi, la loro ampiezza e la loro posizione dipendono effettivamente da questi due parametri, e quindi questa misura effettivamente ci misura quanta materia ordinaria e quanta materia oscura esistono nell'universo. La misura più recente di questo è stata fatta dall'esperimento Planck, e questo è quello che ha misurato l'esperimento Planck, e questo in particolare il power spectrum di cui vi parlavo, e tramite questa misura, questi sono i valori anche che vi ho dato all'inizio, appunto sappiamo oggi che il nostro universo è fondamentalmente piatto e dominato dalla materia oscura e dall'energia oscura. Allora, quindi alla fine che cosa sembra? Sembra che ci sia un problema di massa mancante, cioè da un lato noi guardiamo l'universo e sembra pesare un certo peso, ma poi quando lo mettiamo sulla bilancia effettivamente questo universo sembra pesare di più di quello che appare agli occhi. Allora, però, prima di andare avanti, di nuovo ritornando alla nostra introduzione, vorrei dirvi di non dimenticare Vulcano, ovvero cosa abbiamo detto all'introduzione, un'anomalia nel movimento dei corpi celesti in un caso era stata causata dalla presenza di un altro pianeta, quindi Nettuno, ma in un altro caso era stato causato dalla nostra parziale comprensione delle leggi fondamentali che governano l'universo. Allora qualcuno potrebbe dire, non è che magari appunto non abbiamo una completa conoscenza delle leggi fondamentali che governano l'universo, in particolare delle leggi che governano l'interazione gravitazionale, e alla fine magari semplicemente si può spiegare tutto qui. Allora, in effetti esistono delle teorie di uno dei padri, Milgrom, iniziate nel 1983, che cercano spiegare tutte le osservazioni sperimentali dell'esistenza della materia oscura modificando, mettiamola così, la forza in generale, il concetto di forza in generale o la forza gravitazionale. Quindi questa è, in effetti, potrebbe essere una spiegazione, è un'interessante alternativa, ma ad oggi questo tipo di teorie non spiegano completamente tutte le evidenze sperimentali. Quindi potremmo chiederci a questo punto: la materia oscura è un Nettuno o un vulcano? Ovvero, è un Nettuno nel senso, è tutto quello che noi osserviamo, questa massa mancante dell'universo, è l'indicazione dell'esistenza di un'altra particella diversa dalle altre, non ancora osservata, quindi un Nettuno, no? Come Nettuno era un altro pianeta simile ma non uguale agli altri, ma non osservato, oppure è la dimostrazione di una nostra ancora limitata comprensione delle leggi fondamentali che governano il nostro universo, quindi un vulcano. Allora, da adesso in poi quello che io vi racconterò è che la materia oscura è un nuovo tipo di particella, è un Nettuno, questo appunto perché, come vi ho detto, l'alternativa ancora non riesce a spiegare tutte le evidenze sperimentali, e che in particolare vi racconterò la materia oscura come un nuovo tipo di particella pesante e che interagisce debolmente, e da qui weak interact
massive particle, ma tutto questo discorso è sempre per dirvi: tenete sempre la mente aperta, non fatevi assolutamente condizionare dei pregiudizi, perché questa è l'idea che abbiamo oggi di quello che è la materia oscura, ma in un futuro con nuove scoperte o nuove teorie questa idea potrebbe cambiare. Allora, la materia oscura come Weakly Interactive Massive Particle, il cui acronimo è WIMP, e magari mi sentirete parlare di WIMP o vedrete scritto WIMP nella presentazione, perché questo è il modo in cui noi le chiamiamo, possono essere cercate principalmente in tre modi. Ok? Allora, le possiamo cercare nel cielo. L'idea di cercarle nel cielo è la seguente: se queste particelle esistono e interagiscono tra di loro, dovranno produrre dei flussi di altre particelle, e quindi se noi sappiamo già cosa aspettarci dal cielo, dalla materia comune, e osserviamo qualcosa di diverso, possiamo addurre questo qualcosa di diverso dalla presenza della materia oscura che interagisce con se stessa o con la materia ordinaria e crea queste altre particelle. Questo è chiaramente, uno ha tutto l'universo da osservare, però è anche difficile, perché l'universo è così vario e diverso che, per quanto noi conosciamo i principi base di interazione delle particelle comune, non conosciamo tutte le sorgenti che esistono nell'universo, tutti i campi magnetici e tutto quello con cui le varie particelle possono interagire. Quindi dobbiamo affidarci a delle approssimazioni in questo caso. Un altro modo per cercare la materia oscura è quello di cercare di produrla negli acceleratori. Allora, l'idea è che negli acceleratori si fanno sbattere particelle a energie sempre, sempre più alte, e se si raggiunge una condizione favorevole in termini, mettiamolo così, di energia e di interazioni tra le particelle, uno può sperare di produrre a questi acceleratori la dark matter. Però questo pure è difficile, perché in qualche modo, proprio perché non la conosciamo, la materia oscura, non sappiamo bene cosa aspettarci. Quindi anche qui uno deve fare tutta una serie di assunzioni su quello che può aspettarsi o no. L'ultimo metodo, che è quello su cui lavoro io, che è quello per cui esistono anche i laboratori nazionali, gli esperimenti che stanno nel laboratorio nazionale del Gran Sasso, che è infatti in questa foto, sono invece gli esperimenti in cui si cerca di rivelare la materia oscura mandandola a sbattere contro la materia ordinaria. Ed è questa tecnica sperimentale che adesso verrò ad illustrarvi. Allora, perché è possibile, perché speriamo di rivelare la materia oscura facendola sbattere contro la materia ordinaria? Perché la materia oscura dovrebbe sbattere contro la materia ordinaria? Beh, ricordatevi, ritorniamo indietro al discorso che abbiamo fatto sul movimento delle galassie. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che le galassie ruotano su se stesse, e che, anzi, che quello che noi osserviamo dalla velocità di rotazione delle galassie ci fa intuire che le galassie vivono immerse praticamente in un alone di materia oscura che noi non riveliamo. Ora, noi siamo su una di queste tante galassie, in particolare appunto su uno dei bracci esterni della Via Lattea, che è quella che noi chiamiamo la nostra galassia. Quindi che succede? Noi con il Sole e tutto il sistema solare facciamo parte di uno di questi puntini qui che si sta muovendo in particolare in questa direzione, e scusate, per inciso, la direzione verso cui ci stiamo muovendo è rappresentata nel nostro cielo dalla costellazione del Cigno. Fatemi fare un'osservazione: le costellazioni non sono veri oggetti che esistono nell'universo, sono solo i puntini che noi abbiamo unito con le linee, perché le costellazioni sono oggetti che appaiono che ci appaiono vicini nel nostro cielo, ma non sono necessariamente veri oggetti che sono vicini tra di loro. E di nuovo, questa è una direzione apparente che noi stiamo avendo col nostro sistema solare in questo momento, diciamo, storico della rotazione della nostra galassia, perché tra, non so, 100 milioni di anni a un certo punto avremo fatto questo giro e quindi staremo andando in questa direzione, quindi per esempio una direzione completamente opposta alla costellazione del Cigno. Però per ora quello che noi stiamo facendo è, noi siamo siamo come se fossimo su questa ruota che è immersa in un alone di materia oscura e ci stiamo muovendo dentro questo alone di materia oscura. Quindi che cos'è che avviene? Che cos'è che noi alla fine osserviamo? Noi osserviamo un vento apparente di materia oscura che proviene apparentemente dalla costellazione del Cigno. Per rifare questa metafora, per esempio appunto con la moto e il sidecar, l'idea qual è? Che noi siamo sul sidecar accanto al Sole, perché è quello che si muove il Sole e noi ci muoviamo intorno al Sole, e
Allora, ecco, è come quando tu sei in moto e ti muovi attraverso l'aria. Allora, uno cosa sente? Uno sente il vento che gli viene contro, ma in realtà non è il vento che si sta muovendo, non è l'aria che si sta muovendo, siamo noi che ci muoviamo attraverso l'aria. Nello stesso modo, noi ci stiamo muovendo attraverso la materia oscura e quindi ci sembra che la materia oscura ci venga addosso perché dalla costellazione del cigno, perché noi stiamo andando verso la costellazione del cigno. Se è come se in moto stessi andando verso una montagna. Davanti alla nostra strada c'è una montagna, ci sembrerebbe che l'aria, che c'è il vento che viene dalla montagna, ma è solo una cosa apparente, dovuta solamente al nostro moto rispetto al resto. E quindi questo è quello che avviene. Allora, noi cosa facciamo con questo vento apparente di materia oscura? Questo vento apparente di materia oscura, ci giochiamo a biliardo. Allora, l'idea è un po' questa: è come se noi giocassimo a biliardo, però con la palla bianca, che è appunto la materia oscura, che è invisibile. E noi, giocando a biliardo, vediamo solamente le palle colorate che si muovono, perché sono quelle contro cui sbatte la materia oscura. E dal movimento delle palle colorate dobbiamo cercare di capire se effettivamente si sono mossi a causa di un'interazione con la materia oscura e com'era fatta questa materia oscura. Quindi questa è la base della tecnica sperimentale che usano tutti gli esperimenti che cercano la materia oscura in modo diretto. L'idea di far sbattere la materia oscura come palla bianca del tavolo da biliardo contro gli atomi della materia ordinaria e cercare di rivelare il movimento di questi atomi della materia ordinaria. Ma perché tutto questo? Allora, quindi che cos'è quello, scusate, che succede effettivamente nell'atomo, per andare un po' più in dettaglio? L'idea è che la materia oscura interagirà con l'atomo, ci sbatterà contro e andrà da qualche parte. E questa noi comunque non possiamo rivelarla per definizione. Però noi speriamo di rivelare il movimento di questo atomo urtato dalla materia oscura. Allora, come possiamo cercare di rivelare questo atomo? Le stesse particelle comuni, le particelle elementari comuni, quelle della materia comune, noi certo non è che le possiamo vedere con i nostri occhi, le particelle non si possono vedere con il microscopio. Il modo fondamentale con cui noi riveliamo le particelle elementari è studiando le impronte fondamentalmente che le particelle elementari rilasciano nella materia dalla loro interazione con la materia stessa, perché l'idea è che diversi tipi di particelle interagiscono in modo diverso con la materia e quindi rilasciano impronte diverse. In particolare, il tipo di interazioni proprio fisiche che noi andiamo a guardare in questi esperimenti sono le seguenti, partendo da sinistra a destra. Allora, l'interazione con la materia oscura, che appunto come vedete qui è chiamata WIMP, è perché la materia oscura sbatte contro il nucleo. Contro il nucleo di un atomo e il nucleo si muove. Quindi noi quello che cerchiamo di rivelare per dire che c'è stato un evento di materia oscura è questo nucleo che si muove. Ora il nucleo tipicamente rilascia il nucleo, un nucleo di questo tipo di energia nella materia rilascia energia in modo denso e continuo. Quello che ci dà fastidio, cioè quello che può assomigliare a questo tipo diciamo di evento e che noi chiamiamo fondo, nel senso che vogliamo discriminare dai nostri eventi perché possono assomigliarsi, è l'interazione con la reazione elettromagnetica. In questo caso sarà un fotone che interagisce con uno degli elettroni che ruotano intorno al nucleo dell'atomo e quindi sarà l'elettrone che si muove. Gli elettroni, invece, diversamente dai nuclei, rilasciano energia in modo rado e discontinuo. L'interazione con particelle comuni neutre, invece, pure questa toccherà il nucleo, quindi tipicamente neutroni o neutrini, e questa purtroppo creerà nuovamente il movimento di un nucleo, quindi un movimento, un evento molto simile a quello creato dalla materia oscura, perché il nucleo rilascerà ugualmente energia in modo denso e continuo. Allora, possiamo rappresentare questa cosa, se vogliamo ritornare alle impronte in questo modo, no? Se vedete cosa intendo, perché l'interazione con la materia oscura e con particelle comuni neutri lasceranno delle impronte dense e continue, no? Nella materia, come le lascerebbero, non so, nella neve, mentre l'interazione con la radiazione elettromagnetica rilascerà energia in modo rado e discontinuo, quindi per esempio quest'altro tipo di impronte.
Allora, qual è però il problema nel cercare di vedere queste impronte di materia oscura? Uno dei primi problemi è la cinematica. Allora, abbiamo detto che l'urto della materia oscura con il nucleo del nostro laboratorio si può davvero descrivere come con la cinematica, nello stesso modo in cui uno descrive l'urto tra due biglie. Perché? Per quanto il nostro Sole, diciamo, viaggi a 220 km al secondo, intorno al centro della galassia, in realtà rispetto alle particelle elementari queste non sono velocità grandissime, quindi alla fine dei giochi l'equazione è proprio quella dell'urto tra due biglie. Però qual è il problema? Il problema è proprio questo, che questa energia rilasciata al nucleo che si trova nel nostro laboratorio è molto piccola e quindi in qualche modo qualunque orma noi possiamo produrre nella materia è molto debole, molto sfocata ed è proprio per questo che magari è possibile confondere un tipo di un'orma con un'altra e quindi un tipo di particella con un'altra, perché sono molto flebili queste orme perché diciamo, più energia viene rilasciata e più l'orma è forte, no? Nella neve, così come nella materia, e meno energia rilasciata, più è flabile, e se è flabile è difficile da distinguere da orme diverse. C'è un altro problema, quello della materia oscura, che è un altro ennesimo problema, è che in realtà quello che noi stiamo cercando è davvero un ago nel pagliaio, perché è vero, come vi ho fatto vedere, che una particella di materia oscura, che sarebbe la biglia bianca del tavolo da biliardo nella slide precedente, può far muovere le biglie colorate, ma esistono tanti altri tipi di particelle che noi chiamiamo la materia ordinaria, tra cui alfa, fotoni, muoni, elettroni, neutroni e neutrini, che possono creare ugualmente un movimento della materia ordinaria sul tavolo da biliardo. E quindi è che proprio perché queste orme poi rilasciate nella materia sono molto flebili, è difficile distinguere un evento magari causato dalla materia ordinaria rispetto a un evento causato dalla materia oscura. Perché poi è un ago nel pagliaio? Perché questo pagliaio è un pagliaio enorme, perché voi dovete sapere, anche se noi non ce ne rendiamo conto, che noi siamo continuamente in realtà attraversati da particelle elementari, che noi non percepiamo, che non fanno male al nostro corpo, ma che in realtà per un esperimento di materia oscura sì, darebbero molto fastidio. Nel particolare, per esempio, abbiamo 100.000 raggi cosmici, che sono principalmente muoni e neutrini, che ci attraversano, questi arrivano dallo spazio. Ma lo stesso cibo che noi mangiamo è radioattivo, non radioattivo perché hanno fatto gli esperimenti radioattivi, perché questa è la radioattività naturale che esiste nei diversi atomi, in particolare per esempio il potassio ha una componente estremamente radioattiva, il potassio si trova in tantissimi cibi che mangiamo, come le banane per esempio. La stessa aria che respiriamo è presente una piccola parte di un componente di un gas che è chiamato radon, che è radioattivo, che comunque fa per esempio 30.000 decadimenti in un'ora nei nostri polmoni. E le stesse case che costruiamo sono costruite con materiali che spesso sono radioattivi. Per fare un solo esempio, il tufo che è utilizzato da romani in tutta Roma ha delle componenti particolarmente radioattive, questa è una zona più radioattiva di altre, per esempio. Ma questa è tutta radioattività naturale. E questa però è una radioattività naturale che dà fastidio alla ricerca di materia oscura. Allora, quali sono, cosa si può. Che tipo di strumenti si possono utilizzare per sopperire a questo problema? Allora, la prima cosa che è quello che facciamo è andare sottoterra. Perché andiamo sottoterra? Per esempio nelle miniere o sotto il Gran Sasso? Perché è come se noi ci mettessimo sotto una tettoia. Immaginatevi, i raggi cosmici sono come la pioggia che cade. Ecco, se tu ti metti sotto la tettoia, non ti cade la pioggia addosso. Andando sotto le montagne e nelle miniere, noi ci proteggiamo dai raggi cosmici, ci mettiamo una tettoia in testa dai raggi cosmici. Mentre i raggi cosmici sono un po' più penetranti della pioggia, e quindi devi andare sotto le montagne, non basta un ombrello, per questo serve andare così in profondità. Poi qual è il problema, di cui abbiamo neanche accennato, ma dovete pensare, come vi ho detto, che come i nostri stessi palazzi sono costruiti con materiali radioattivi come il Colosseo è fatto di tufo, beh, gli stessi rivelatori con cui noi cerchiamo le particelle
particelle per forza devono essere fatti con materiali comuni e qualunque materiale avrà sempre una piccola percentuale di radioattività. Quindi c'è un grande sviluppo, un grande lavoro nel cercare di utilizzare materiali a bassa radioattività. Qui vi racconto un'altra fun fact, sarebbe il seguente: per esempio noi utilizziamo l'antico piombo romano. Perché? Perché il piombo, quando viene prodotto, contiene una certa quantità di radioattività che piano piano nel tempo decade. Quindi il piombo che è stato prodotto dai romani circa 2000 anni fa è molto meno radioattivo del piombo che noi produciamo adesso. E questa è una foto che vedete di piombo romano che è conservato nei laboratori nazionali del Gran Sasso, proprio perché viene usato, per esempio, nella costruzione della schermatura di alcuni esperimenti. In realtà tutti questi accorgimenti poi alla fine non bastano davvero, e quindi alla fine uno si deve inventare metodi sempre più particolari e sofisticati per cercare di distinguere queste diverse impronte delle particelle. E questi metodi sono, appunto, si realizzano poi nei vari esperimenti di ricerca diretta della materia oscura, che adesso verrò ad illustrarvi. Quindi qual è l'idea? È che anche utilizzando materiali diversi, le impronte appaiono in modo diverso, e alcuni materiali possono essere più o meno adatti per farvi vedere certe orme piuttosto che altre. Allora, l'idea degli esperimenti e dei rivelatori stessi si basa proprio su questo, quindi di sfruttare come diverse particelle rilasciano energia nella materia, e costruire degli esperimenti apposta per poter sfruttare questa peculiarità. Allora, in generale possiamo dire che in generale l'interazione di qualunque particella con la materia produrrà o calore o luce o carica elettrica, cioè tutta l'energia rilasciata da una particella dentro la materia si dividerà in uno o più di questi, chiamiamoli, canali, ok? E quindi noi potremo cercare di misurare o un aumento di temperatura, o della luce che viene prodotta, o della carica che viene prodotta. E diversi tipi di particelle produrranno calore, luce e carica in diverse proporzioni, e quindi noi possiamo sfruttare questa caratteristica per discriminarle. Ed è proprio su questo che si basano gli esperimenti di ricerca diretta e questi rivelatori a caccia di impronte. Allora, qui in questo schema sono illustrate alcune tecniche sperimentali, di cui vi illustrerò solamente alcune, lungo questo triangolo. Perché? Perché è una tecnica sperimentale che si trova, per esempio, sul lato del triangolo, utilizza le due misure che sono ai lati della linea, quindi in questo caso il calore e la luce, uno che sta a un angolo ne utilizza uno solo. Ed è questo un modo anche per classificare un po' i vari esperimenti di ricerca diretta di materia oscura. Andando un po' più nel dettaglio per raccontarvi un po' come funzionano i vari esperimenti, prima vi racconto a Dark Side. Questa si chiama una Time Projection Chamber, cercherò di spiegarvi perché, con argon liquido. Qui vedete il sito di Dark Side, e un'altra cosa molto interessante è che Dark Side è installato nei laboratori nazionali del Gran Sasso, quindi semmai quando si riapriranno le visite all'esterno è anche un oggetto che potete effettivamente visitare. Allora, questo rivelatore misura la luce e la carica elettrica. Che cosa succede? Che quando una particella interagisce con l'argon liquido in questa parte del rivelatore, produce inizialmente una luce che noi chiamiamo di scintillazione primaria, e poi produce anche della carica elettrica. Questa carica elettrica viene portata attraverso un campo elettrico sulla superficie, tirata fuori, amplificata a sua volta e misurata da dei rivelatori qui. Quindi questi due segnali noi chiamiamo S1 e S2, semplicemente perché uno succede prima dell'altro. Rispetto a questo, quindi S1 in qualche modo rappresenta la luce e S2 in qualche modo rappresenta la carica. Allora, rispetto a questo, un evento che assomiglia a quello della materia oscura, quindi che rilascia, vi ricordate, le impronte dense e grosse sulla neve, avrà carica e luce che si assomigliano, che sono molto simili, no? In altezza. Mentre uno di quegli eventi causati dalla radiazione elettromagnetica, che rilascia energia in modo discontinuo, avrà uno dei due segnali molto più grande dell'altro. E quindi, confrontando questi due segnali S1 ed S2, quindi luce e carica, è possibile distinguere diversi tipi di particelle con questa tecnica sperimentale. Un'altra tecnica sperimentale completamente diversa,
per esempio, ma che sfrutta nuovamente come diverse particelle rilasciano energia in modo differente nei diversi materiali, è per esempio quella portata avanti da SuperCDMS. SuperCDMS è un bolometro criogenico, è un bolometro nel senso che misura il calore rilasciato dall'interazione di una particella nella materia. Criogenico nel senso che è tenuto a temperature bassissime prossime allo zero assoluto. Qui potete capire perché questo calore che viene rilasciato dall'interazione di una particella all'interno di questo rivelatore è un calore piccolo, piccolissimo, e quindi c'è bisogno di tenere questi oggetti a temperature bassissime affinché non siano disturbati semplicemente dalle fluttuazioni termiche dell'oggetto stesso. Ok, quindi questi oggetti vengono tenuti a temperature veramente prossime a quelle dello zero assoluto, e oltre a misurare il calore rilasciato da questa particella nell'oggetto, qui pure c'è applicato un campo elettrico, viene rilasciato calore e carica elettrica. Viene applicato un campo elettrico, questa carica elettrica viene portata sopra e sotto e viene misurata. Nuovamente in questo caso uno avrà che sia particelle che rilasciano impronte dense, ovvero tipo la dark matter, sia particelle che rilasciano impronte poco dense, diciamo il segnale del calore sarà lo stesso, perché questo è dato da quanto, diciamo, sono profonde le impronte nella neve, mentre il segnale di carica sarà molto più piccolo nel caso del movimento del nucleo, è più grande nel caso di un elettrone. Quindi confrontando queste due cose, carica più calore rilasciati, è possibile distinguere nuovamente le diversi tipi di interazione. Un ultimo tipo di detector che vi voglio raccontare, perché secondo me è molto divertente l'idea, sono quelli che sono fatti con liquidi sovrariscaldati o sottoraffreddati. Cos'è un liquido sovrariscaldato o sottoraffreddato? Un liquido sovrariscaldato è un liquido che ha una temperatura superiore a quella a cui dovrebbe bollire, ma rimane liquido. Questa cosa è possibile farla se uno lo porta lentamente in questa configurazione, diciamo, termodinamica, modificando lentamente pressione e temperatura. Un liquido sottoraffreddato ugualmente cos'è? Per esempio è l'acqua, che è portata a una temperatura più bassa di 0 gradi, ma rimane acqua. Allora, questo, quando uno fa una cosa del genere con un materiale, questi materiali sono molto instabili, quindi che succede? Che se c'è un'interazione, diciamo, che rilascia energia in un modo denso e continuo, come appunto una creata dalla dark matter, si romperà l'equilibrio termodinamico, mettiamola così, e quindi si creeranno delle bolle, se è un liquido sovrariscaldato, o del ghiaccio, se è un liquido sottoraffreddato, cioè tornerà nel suo stato termodinamico a cui dovrebbe davvero essere data quella temperatura. Mentre gli elettroni che rilasciano energia in modo così piccolo e discontinuo non rilasciano abbastanza energia per punto per riuscire a creare una bolla, e quindi gli elettroni non creeranno niente, mentre le particelle di materia oscura creeranno delle bolle o ghiaccio. E quello che vorrei farvi vedere è in questo video che farò partire adesso. Questo appunto, qui stiamo guardando dell'acqua sottoraffreddata, tra poco, esatto, qui avviene un'interazione e come vedete il ghiaccio si espande attraverso tutta l'acqua. Quella è stata probabilmente un'interazione con un neutrone che ha fatto muovere il nucleo, quindi vedete si passa da questo stato, in questo stato di sottoraffreddamento in cui poi viene prodotto la neve, e questo infatti, questo esperimento viene chiamato snowball, perché è come se facesse appunto una sorta di valanga di neve, molto, molto divertente. Quindi adesso vi ho illustrato tre diverse tecniche sperimentali e utilizzi del modo diverso in cui i materiali reagiscono a un'interazione della materia oscura, per cercare di discriminare un evento creato dalla materia oscura da quello creato dalla materia ordinaria. Ma esiste un'ulteriore arma in questo, che è la direzionalità, ed è quello di cui mi occupo io, ed è il tipo di rivelazioni di cui mi occupo io. Allora, qual è l'idea alla base della direzionalità? Che cosa vi ho spiegato all'inizio? È che noi, col nostro sistema solare, ci stiamo muovendo verso la costellazione del Cigno, e quindi che noi abbiamo questo vento apparente di materia oscura che ci viene dalla costellazione del Cigno. Quindi gli eventi della materia oscura vengono verso la costellazione del Cigno. Inoltre, noi stiamo girando intorno al Sole e la Terra stessa sta girando su se stessa intorno al proprio asse. Quindi, alla fine dei giochi, fondamentalmente, gli eventi di materia che
che sono causati dalla materia oscura avranno tutti una direzione preferenziale nello spazio. È un po' come, di nuovo, tornando all'esempio del biliardo, come se, è come se mettessimo il giocatore della costellazione del cigno da un lato del tavolo. Ora questo, giocando con la palla bianca invisibile, che sbatte contro le palle rosse e colorate, le palle colorate potranno andare solamente in una direzione del tavolo. Non, è molto difficile che, senza sbattere contro il bordo del tavolo, una palla bianca possa colpire quella rossa e quella rossa torna indietro, no? Questa è l'idea. Quindi gli eventi che sono causati dalla dark matter hanno una direzione preferenziale, che è causata dal nostro movimento, nostro della Terra e del nostro laboratorio sulla Terra, rispetto all'alo, all'alo che pervade la nostra galassia. Quindi che cosa fa questa direzione là? Questa direzione è molto potente, perché vi ricordate tutti questi particelle che ci attraversano ogni secondo, come vi ho spiegato prima, dal cielo, dal cibo, dalle banane e dal tufo del Colosseo? Beh, queste particelle che possono rassomigliare ad dark matter, in realtà vengono non hanno una direzione preferenziale nello spazio, sono isotrope, come si dice. Quindi questo ci permette di distinguerle, la direzionalità ci permette di distinguerle. Anche i neutrini, in particolare, che vengono dallo spazio e che vengono dal Sole, possono essere distinti dalla materia oscura, perché la materia oscura viene apparentemente dalla costellazione del Cigno. E inoltre la direzionalità ci permetterebbe di decifrare la natura stessa della materia oscura una volta osservata. Quindi è molto potente, però come potete immaginare è molto potente. Perché non l'ha fatto nessuno fino adesso? È perché ovviamente è più difficile cercare di rilevare anche la direzione. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che queste impronte rilasciate sono così flebili, mettiamola così, nella neve, che è già difficile vedere le impronte stesse. Immaginate voi riuscire a vedere qual era la direzione in cui andavano, no? Per fare questo noi che cosa utilizziamo? Allora, in questo noi abbiamo deciso di utilizzare il gas. Utilizziamo il gas perché? Perché è più facile vedere la direzione di qualcosa in un materiale poco denso di un materiale molto denso. Immaginatelo come un colpo di proiettile, per esempio. Una cosa è che se io sparo un colpo di proiettile nel tavolo, il proiettile farà un spazio molto piccolo, o se lo sparo nell'acqua, addirittura nell'aria. Nell'aria la traccia del proiettile sarà molto più lunga e mi sarà molto più facile, no, vedere quella direzione. E quindi per questo che si utilizza il gas. E inoltre nel gas quello che uno riesce a vedere è proprio questo: uno riesce a vedere se l'evento ha rilasciato energia in modo continuo e denso, come per esempio questo, oppure in modo sparso e discontinuo, e quindi discriminare le differenti impronte in questo modo. Allora, in realtà ovviamente questa non è un'idea mia, ma partecipo insieme a una collaborazione internazionale a questo progetto che viene chiamato Cygnus. È una visione dove la nostra idea è di cercare di costruire un rivelatore grande, una tonnellata nella somma di tutti i detector, che sia appunto sensibile alla materia oscura e a neutrini con la direzionalità. E questa è una collaborazione che è fatta da, adesso siamo 5 paesi, quindi Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Giappone, Australia. E anzi, qui vedete la foto del collaboration meeting che abbiamo tenuto a giugno del 2018 al GSSI. Quindi quello che stiamo cercando di fare all'interno di questa collaborazione è sviluppare, stiamo partendo tutti da questa idea base, ma sviluppando, mettiamola così, in modo diverso il modo in cui riveliamo questa carica rilasciata nel gas. Ognuno di noi sta sviluppando dei metodi diversi. E in particolare noi ne stiamo sviluppando uno in Italia che si chiama Cygnus, che appunto fa parte anche del mio IRCI Consolidator Grant. Adesso vi verrò a raccontare di Cygnus. Allora, Cygnus si chiama Cygnus intanto perché è l'esperimento italiano, e anche perché lo sviluppo di questo Cygnus TPC con un readout ottico, ed è da lì che viene la O. Allora, quello che facciamo noi è questo: quando una particella passa attraverso il gas rilascia carica perché strappa gli elettroni agli atomi. Qui appunto, qui sono gli, possiamo, potete immaginare, gli elettroni sono quelli blu e gli atomi e i nuclei sono quelli rossi. Li strappa, e inoltre in questo tipo di configurazione c'è un campo elettrico applicato. Quindi che
succede? Se non ci fosse un campo elettrico, una volta strappati gli elettroni dagli atomi, questi poi si ricombinano e si neutralizzano e non succede niente. Mentre con un campo elettrico, uno, dopo il passaggio della particella che li ha strappati, gli elettroni negativi vengono portati con questo campo elettrico, vedete queste frecce, verso il piano di amplificazione. Il nostro piano di amplificazione è fatto in un modo con questi oggetti che vengono chiamati gas electron multipliers, che sono stati sviluppati al CERN, dove fondamentalmente l'idea è che sono, vedete, è uno strato molto molto sottile, 50 micron, per dirvi un capello sono 100 micron, quindi è spesso metà di un capello, è fatto con un materiale isolante chiamato Kapton. Se sopra e sotto questo Kapton c'è un sottilissimo strato di 1-2 micron di rame, e dei buchi vengono E questi sottili film vengono bucati. Quindi che succede? Quando uno applica un campo elettrico tra il sopra e il sotto di questo foglio, quando uno applica una differenza di potenziale tra il sopra e il sotto di questo foglio, un fortissimo campo elettrico, di cui qua vedete le linee, viene a crearsi all'interno di questi buchi. Questi buchi sono piccolissimi, stiamo parlando di 70 micron, questi sono foto al microscopio elettronico. E questo campo elettrico fortissimo che si crea in questi buchi permette di amplificare gli elettroni primari, perché l'idea è questo: un singolo elettrone primario arriva al buco di questi gem e attraversando questo buco si amplifica di un fattore 100, ok? Quindi da 1 diventa 100. Quello che facciamo noi è mettere in fila tre strati di questi gem, di questi oggetti, di modo da ottenere amplificazioni che vanno da 10 alla 5 a 10 alla 6. E poi come andiamo a guardare questa amplificazione? Beh, la cosa interessante è che nel processo di amplificazione vengono prodotti non solo elettroni, ma anche fotoni, anche luce. Quindi, diciamo, il cambio di paradigma che abbiamo fatto noi in questo, e almeno in questa applicazione, è di andare a vedere la luce invece che andare a vedere gli elettroni prodotti dal processo di amplificazione. Quindi questa è chiamata scintillazione secondaria. Allora, come andiamo a vedere questi fotoni? Da un lato con questi oggetti che si chiamano fotomoltiplicatori, dove fondamentalmente questi oggetti misurano tutta la luce che viene rilasciata e misurando l'arrivo in funzione del tempo di questa luce che viene rilasciata, in qualche modo misurano anche l'inclinazione relativa della traccia rispetto al piano di amplificazione. Ma la cosa davvero più innovativa del nostro progetto, credo, è l'utilizzo di telecamere CMOS per fotografare questi fotoni che vengono prodotti dall'amplificazione. Per darvi un'idea, le telecamere CMOS sono quelle che noi abbiamo nei nostri cellulari, gli stessi assolutamente. E come anche sapete, come vedete, nei nostri cellulari questi hanno degli sviluppi che sono impensabili. Nel giro di un paio d'anni si è decuplicata la potenza, insomma, il megabyte delle foto si sono decuplicati nel giro di qualche anno. E quindi sono oggetti che sono tirati dal mercato, no? più che della ricerca scientifica, e quindi ci aspettiamo sviluppi sempre maggiori nei prossimi anni. E in questo caso, facendo le foto, praticamente noi quello che vediamo è la proiezione bidimensionale della traccia sul piano di amplificazione. Quindi, mettendo insieme queste due informazioni, noi siamo in grado di ricostruire le tracce in maniera tridimensionale, come questo esempio, come, se poi siete incuriositi, l'articolo che abbiamo pubblicato nel 2018. E in particolare adesso, ecco, questo secondo me è una delle cose più belle che vengono prodotte nel nostro esperimento, queste sono le foto delle impronte rilasciate dalle particelle nel gas. E vorrei sottolineare come queste non sono eventi che noi abbiamo ricostruito a posteriori con il computer, eccetera. Questi sono gli dati raw, nel senso base, come li possiamo chiamare, e quello che vediamo è proprio come le diverse particelle rilasciano energia nel gas. E vi faccio un esempio. Allora, le particelle alfa o i movimenti dei nuclei, i rinculi nucleari, come vedete, rilasciano una traccia densa e continua, come le impronte dell'orso, no? Che vi ho fatto vedere prima. Mentre questo, per esempio, un elettrone di 450 MeV, come vedete, rilascia energia in modo discontinuo e più flebile. Qui sotto ne vedete, per esempio, uno zoom. Poi ci sono delle cose che sono a metà, perché elettroni di bassa energia, come vedete, rilasciano energia in modo continuo, ma non così forte come quello dei nuclei, e
con degli spot di rilascio di energia più grandi. Quindi vedete come diverse particelle lasciano davvero diverse impronte, uno sfruttando la topologia e la densità di energia, quindi di luce rilasciata lungo l'impronta, può discriminare i diversi tipi di particelle. Allora, queste foto che vedete vengono da questi due prototipi che noi abbiamo sviluppato tra il 2016 e il 2018. A sinistra c'è quello più piccolo, questo era proprio un getto zia, adesso vedrete le foto. A destra quello più grande è circa 10 litri. Qui vedete le foto, come vedete il primo a sinistra, essendo il primo che abbiamo sviluppato, era anche più, diciamo, raffazzonato, chiamiamolo così. Vedete, c'è addirittura lo scotch, eccetera. Mentre già dal secondo prototipo in poi abbiamo avuto il supporto del personale tecnico del laboratorio di Frascati, e quindi da qui siamo anche più precisi. Vedete, un'altra cosa molto, molto figa, secondo me, è che questa parte del nostro rivelatore, che è una parte che serve per mantenere il campo elettrico costante all'interno del rivelatore, viene chiamata field cage, è stata prodotta con la stampante 3D, è stata tutta stampata in 3D dentro il nostro laboratorio. E qui ci sono qualche altra foto di noi, questa in particolare, queste sono le foto di noi che lavoriamo ai nostri prototipi, e questo spero che queste foto riescano davvero a comunicarvi quanto cioè tutto questo, oltre che interessante, almeno per quanto mi riguarda, è davvero divertente. E se volete più informazioni su quello che facciamo noi, potete trovarci a questo sito web, sia con questi hashtag che anche su Facebook, come Cigno Experiment, se siete incuriositi. E per raccontarvi un po' quello che stiamo facendo adesso, il presente sono due nuovi rivelatori. Scusate, torno indietro. I nostri vecchi rivelatori si chiamano Orange e Lemon per vari motivi, e quindi abbiamo dovuto ovviamente continuare con nomi di frutti, perché queste cose nostre. Quindi i nostri nuovi rivelatori si chiamano Mango e Lime, e questi nomi sono sempre degli acronomi di qualcos'altro, e li trovo molto belli, sono molto orgogliosa. Questi sono stati prodotti con l'aiuto appunto dei nostri tecnici, dei nostri tecnici di Frascati. Questo è un nuovo rivelatore più piccolo, uno più grande, hanno vari scopi, e in particolare quello grande è grande circa 50 litri, è un oggetto insomma di una dimensione non indifferente. Qui vedete la field cage che vi ho fatto vedere nella slide prima, questa qui, che qui era stata prodotta con la stampante 3D. In quest'altra realizzazione invece sono degli anelli di rame, è una cosa insomma ancora più precisa. E il futuro di questo esperimento è, il futuro di questo sviluppo è l'esperimento cigno da un metro cubo e da un chilo più o meno di massa, che vogliamo installare al laboratorio di trazione del Gran Sasso, in cui sviluppo arriverà tra il 2021 e il 2023, dove questo sarà un vero e proprio esperimento a cui partecipano diversi istituti che vedete qua. E l'idea avete visto che questo è appunto l'oggetto che vi ho descritto. Qui c'è una telecamera, e qui c'è lo spazio, diciamo, dove riveliamo il gas e le particelle, e quindi il rivelatore finale da installare nel Gran Sasso sarà una ripetizione a moduli di questo lime che stiamo producendo adesso per comporre in totale alla fine un metro cubo di volume. Quindi davvero, se volete seguirci, diciamo, stay tuned per la nascita di questo nuovo esperimento cigno. Adesso siamo ancora dei piccoli paperottoli, ma a breve diventeremo un nuovo interessante esperimento nel panorama della ricerca direzionale, della ricerca diretta della materia oscura. E quindi vorrei concludere, spero di avervi fatto capire, sia perché è interessante, perché è divertente, perché è affascinante la ricerca della materia oscura, anche proprio a livello tecnologico e sperimentale, perché sono tante le tecniche diverse, molto diverse e complementari, che si possono usare per questo. E quindi vorrei concludervi dicendovi di non lasciarvi ingannare dal lato chiaro della forza, perché questo è un universo che è dominato dal lato oscuro, e infatti è la materia oscura che lo tiene insieme, e l'energia oscura che ne determina il suo destino. Grazie mille. Se ci sono domande. Grazie Elisabetta, attendiamo un po' da YouTube.
Ci sono domande sulla chat, non ho visto sulla chat di... No, Elisabetta, No. solo complimenti per il momento. Perché ho visto che era comparso qualcosa, ma non ero sicura. Elisabetta, non ci sono domande? Se vuoi salutare. Va bene, grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Ah, c'era una domanda adesso. Sì, Elisabetta, siamo ancora in streaming, se vuoi. Perché ho letto, perché sono connesso al canale YouTube con un altro computer. Leggo una singola particella di materia oscura che caratteristiche possiede. Allora, questa è una domanda difficile e forse posso condividere un'altra slide. Allora, il problema è proprio questo, che noi non conosciamo la natura intrinseca della materia oscura. Noi conosciamo la materia oscura solamente per gli effetti gravitazionali che ha sul resto dell'universo. Conosciamo la materia oscura perché sappiamo che deve essere neutra e deve essere poco interagente con le altre particelle, perché altrimenti l'avremmo rivelata in un altro modo. E esistono varie, mettiamolo così, varie teorie di come potrebbe essere questa particella. La più accreditata è questa che ho spiegato prima, di questa weakly interactive massive particle, e la motivazione, quindi di una particella pesante. Per pesante si intende pesante come può essere un protone, mettiamola così, o come può essere un nucleo di un atomo, ma debolmente interagente. Quindi invece una cosa che è, ecco, pesante come un nucleo di un atomo, ma che interagisce come interagiscono per esempio i neutrini, o anche meno dei neutrini. Allora, questo tipo di, diciamo, di requirement per la materia oscura si sposa molto bene con, per esempio, non so se avete sentito parlare. No, perché stavo guardando le altre domande. E questo tipo di teoria si sposa molto bene con la supersimmetria. Forse avete sentito parlare dell'esperimento che è l'HCA, che si trova al CERN, dove si stanno cercando particelle, diciamo, che sono oltre il modello standard, ovvero oltre a quelle che noi conosciamo. Questo tipo di particelle avrebbero caratteristiche simili o comunque a quelle che noi richiediamo alla materia oscura, ed è da qui che nasce, diciamo, il paradigma o l'ipotesi dei WIMP, che è questo tipo di particelle. Ma in realtà noi non abbiamo idea di come o se la materia oscura possa davvero effettivamente interagire con le particelle di materia ordinaria. Se portiamo questo concetto all'estremo, mettiamola così, potrebbe essere che la materia oscura, pur essendo una particella, quindi un Nettuno, come dicevamo prima, abbia solamente interazione gravitazionale, nel qual caso non è possibile ovviamente rivelarle direttamente, in quel caso avremmo perso. Però la materia oscura, cioè, diciamo, esiste lo stesso, e potrebbe non avere interazioni diverse da quella gravitazionale. Questo è vero. Però ovviamente uno cerca quello che può trovare, no? Non quello che non può trovare. E vedo la seconda domanda è un po' simile, ovvero che mi viene chiesto
come si fa a far urtare le particelle di materia oscura con quelle di particelle ordinarie se non interagiscono. Allora, l'idea di nuovo è proprio questa, come vi dicevo prima, cioè che la materia oscura non interagisca per esempio con le tramite la forza elettromagnetica o altri tipi di interazioni, che l'unico tipo di interazione molto 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 flebile sia un urto, mettiamola così, coerente tra la materia oscura e il nucleo di un atomo o un elettrone. Ma di nuovo è una delle ipotesi con cui speriamo di rivelare la materia oscura, ma di per sé nessuna delle indicazioni, mettiamola così, che abbiamo dalle misure gravitazionali ci può dire che tipo di interazione ha. È proprio questo il problema. Noi la pesiamo solamente gravitazionalmente, ma non abbiamo idea di come interagisca con la materia ordinaria. Questo è uno dei modi in cui può interagire, in cui lo cerchiamo. Un altro, per esempio, un altro tipo di ipotesi di materia oscura è quello che viene chiamato l'assione. L'assione, a differenza di queste WIMP di cui vi ho parlato, è una particella molto 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 leggera, leggerissima, che uno non potrebbe mai pensare di rivelare con un urto, ma che se la materia oscura fosse quel tipo di particella, per esempio, interagirebbe in presenza di campi elettrici. Quindi c'è altra gente che cerca quest'altro tipo di materia oscura con tecniche completamente differenti, e questa ricerca è giustificata quanto la nostra, proprio perché in realtà noi non sappiamo qual è la vera, diciamo, un'interazione con cui effettivamente non abbiamo nessuno strumento per poterlo predire dalle misure che noi abbiamo gravitazionali. Spero che questo sia più facile. Poi ne leggo un'altra, che è come si incanala la materia oscura all'interno del laboratorio. La materia oscura non è che si incanala, la materia oscura ci passa attraverso, la materia oscura ci sta passando attraverso noi adesso in questo momento, passa attraverso la Terra, passa attraverso di noi, la materia oscura passa attraverso tutto, quindi non è che è incanalata in qualche modo. La mettiamo sottoterra perché sottoterra siamo protetti dai raggi cosmici. La materia oscura interagisce così poco che sottoterra non gli fa niente, mettiamo così, che attraversa tranquillamente la montagna o la terra sovrastante, sia una miniera, mentre i raggi cosmici non riescono a attraversare, ed è per questo che andiamo sotto le montagne, non perché riusciamo più o meno ad incanalarla. Potremmo farlo qui l'esperimento. Il problema è che sulla superficie della Terra siamo sommersi da questi raggi cosmici che non ci fanno vedere la materia oscura. Mi viene risposta il signor Francesco Marinali, ha detto che esaminiamo tutte le possibilità cercando un'interazione di sorta, giusto? Sì, in qualche modo sì, esploriamo tutte le possibilità che la nostra tecnologia ci permette di esplorare, ovviamente. Quindi esistono anche probabilmente modelli ancora più astrusi, mettiamola così, di materia oscura, ma che non è possibile rivelare. Cioè, noi siamo scienziati sperimentali, no? E quindi facciamo esperimenti per cercare di rivelare qualcosa di rivelabile. Quindi comunque sì, è giusta la sua osservazione. E stiamo ovviamente cercando tutte le possibilità. Anche quello che vi ho discusso prima, il fatto di cercare la materia oscura nello spazio o agli acceleratori, ovviamente anche quelli sono tutti altri modi in cui la stiamo cercando, proprio perché anche... forse una cosa che non ho stressato troppo, uno dei punti più importanti in questo tipo di ricerca, ma in generale secondo me, è la complementarietà. Ogni tipo di approccio è complementare all'altro ed esplora uno spazio di parametri leggermente diverso dall'altro, e per questo è anche importante continuare diverse linee di ricerca in parallelo. C'è una domanda che dice che aveva sentito parlare di due possibili modelli di materia oscura, quella calda e quella fredda. Sì, sono quelli più mainstream, e sono proprio i due di cui ho discusso. Le WIMP di cui vi ho parlato io sono quelli freddi, mettiamolo così, la materia oscura fredda viene chiamata. Quella calda si raggruppa in questo grande mondo, diciamo, degli assioni, che sono l'altro esempio che vi ho fatto. E proprio perché hanno queste caratteristiche diverse, per calda o fredda si intende, mettiamola così, un po' l'energia che hanno. Queste altre particelle calde sono molto più piccole, quindi possono essere calde, mettiamola così. Come vi ho detto, queste altre particelle si raggruppano nel grande mondo degli assioni, e il modo per cercare di rivelarle è con campi elettrici, con campi magnetici molto, molto potenti, perché quello che si cerca di fare è di indurre un effetto Primakov.
E quindi l'idea è che queste azioni, quindi Dark Matter calda, interagendo con il campo magnetico, possa produrre dei fotoni, quindi una materia, la materia ordinaria, e che noi possiamo rivelare questi fotoni. E esistono vari esperimenti che lavorano su, diciamo, in base su questo principio. Sì, e quindi quello che noi studiamo sono le WIMP, che mettiamola così è un po' quello più classico, ma un'altra cosa che a me piace raccontare ai miei studenti è che la fisica, come tutto, segue le mode, perché anche noi siamo umani, anche se siamo scienziati, quindi che anche questo va un po' a mode, che mettiamola così 20 anni fa, proprio anche perché in corrispondenza con la partenza di LHC, insomma con la costruzione 10 anni fa con la partenza di LHC e il CERN, le WIMP, quindi quelle che cerchiamo noi adesso, erano un po' più di moda, mentre col passare del tempo, con il fatto che noi al momento ancora non l'abbiamo trovata e che anche LHC non hanno trovato particelle nuove, e quest'altro tipo di dark matter calda, gli assioni, che magari qualche anno fa era un po' più oscura, adesso è ritornata un po' più di moda perché non si trova l'altro. Però sono assolutamente entrambe ipotesi, al momento sono entrambe ipotesi ugualmente valide, ecco, in qualche modo. Ecco, poi diciamo, sui dettagli teorici, io ovviamente sono meno preparata di un fisico teorico, sono una fisica sperimentale, quindi forse tra i due è giusto se dovessi fare, però qui adesso magari qualche fisico teorico poi sicuramente mi criticherà, forse vorrei dire, ecco, che la dark matter, quella calda, quindi gli assioni, è un pochino più difficile far ritornare, diciamo, i constraint cosmologici, o poi riuscire a costruire una cosmologia, nel senso di un'evoluzione dell'universo, partendo con questo tipo di ipotesi, leggermente più difficile che con le WIMP, però di nuovo anche sull'evoluzione stessa dell'universo abbiamo una comprensione non totale, quindi insomma. Non direi che ce n'è oggettivamente, non è che uno è più favorito dell'altro. Elisabetta? Vogliamo Sì. Mi salutare? sembra sia finito. Va bene. Allora, di nuovo, grazie a tutti, grazie per l'attenzione e chissà, a presto di persona, speriamo. Grazie e ciao.